Ragazzi, buonasera. Questa sera trekking in notturna. Il vestiare. Questa sera siamo a San Marino. E io ho già fame. La cultura. Io ho già fame. Già hai fame? Oh, ma torniamo, ci prendiamo una piedina. La nostra minatrice è qua. Gesù, Gesù. Non posso farla stupida. Ma come no? C'è gente. Vabbè, c'è sempre stata. E le altre volte eravamo più distesi. Beh, adesso siamo appena partiti. Sentirò. Allora, come sta andando qua nella miniera? Oddio. Tutto bene, tutto bene. Questa no, carovana nella notte. Mica si è messa male. No, no. Sei sicuro? Va un po' più là. In questa tenuta da notturna. Come sono le tue sensazioni questa sera? Mi stai stordendo. Mi stai leggermente stordendo. ma anche a te, ogni volta mi guardi con le tue... No, è orizzontale, non verticale. Sì. Sei inquietante un botto. Lo so, purtroppo. No, vabbè, però aspetta. Come si trova in queste carraie notturne? Beh, è strano perché non avendolo mai fatto. O guardo te o guardo... Oh, ma che fatto. Però, Roberto, dobbiamo dire una cosa ai nostri seguaci. Ai nostri amici telespettatori. Sì, che... Che ci seguono da casa. Che oltre, vabbè, al fatto che c'ho fame, e questo è una cosa risaputa. Non è niente di nuovo. Aspettate, ve lo dico tra poco, se no sembro stupido. Dai, su. Cosa? Il problema è che a volte i sentieri vanno sulle strade, sono due. O perché il sentiero è diventato una strada, o perché spesso le proprietà private... Comunque, dicevo, che so... Per la prima volta so dove ci troviamo. Dove? Vicino San Marino, non so il buco però. Perché te l'ha detto il ragazzo? Siamo nel monte... Del fumaiolo, no? No, Ciao. Monte... Feltro. Monte... Feltro. Yes. Ok, è fin qui. È fin qui. Rispetto alle altre volte, però mi sono riuscita a mettere sotto, no? Questa... Per questo giro non ci saranno molte... molte inquadrature alla fauna, perché non si vede un cazzo, è tutto nero. Macchina, moto, qualcosa, stai più in qua. Sì, va bene, siamo via. Ha scalato 25 marce. Vediamo anche questa sera gli amici a quattro zampe che ci accompagneranno. Come procede la salita? Bene, bene. Bene, bene. Sì. C'è il cioccolato e non ho voluto. Bello comunque. Thank you.
entriamo nel nostro habitat naturale, i sentieri. Anzi, a dire la verità, questi si chiamerebbero single track. Single track? Sì, perché in bici si fanno uno alla volta. Ah. Perché sono stretti. Single track. Tipo traccia singola, mi sa che si dice. Com'è? Un saluto. Un saluto. Un po' più attento perché non vedo. Perché non tocca guardare per terra, che sennò si inciampa. Ah sì. Dovremmo essere a 3 km ormai. Questo con la bici deve essere bellino. Ah sì, questo poi riesci a farlo anche a te. Ah sì. Attenzione, attenzione. Passaggio tecnico, attenzione. Colpito spinato. Voglio cuore. Grazie, sì, sì, 50. È 58. Allora. Di cosa? Il fracazzim. Quella c'è sempre. Vedo due occhi nell'oscurità. Catari frangenti. Fammi, ci è arrivata solo. Come la tua fronte, anzi stasera solo la tua fronte è abbagliante. Solo stasera? Cioè accechi, perché ci puntirà la luce negli occhi. Ma ci a chi? A noi. A noi chi? A tutta la carovana. Ah. Sì, vabbè, l'ho staccato di nuovo, Roby. Ma c'è un disastro. Vai. Fai un po'. Dai, che siamo. Se ci riesco da sola. Cheese. Via. Sì, no, andiamo. Ce l'ho fatta. Grande. Vamonos. Primi passaggi wild. La massa. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non c'è niente. No. Non mi interessa. Davanti, era piena venerdì di Pasqua. No. Oh. Niente. Chi l'ha detto sta roba? La prima luna piena, dopo... Faccio il trekking da sola, praticamente. Vuoi chiudere la bocca? No. Se non rispondo ci sarà un motivo. No? No. E quello è questo motivo. Questo strone. Girati. Cheese. No. Patek. Qui la salita non vuole cessare, anzi. Ti senti illuminata? Ti sente? Illuminata? Come sempre. Poche gocce. Poco. Mi sto cadendo. Un attimo. Ragazzi, finalmente il bel momento è arrivato.
finalmente. Sì, perché abbiamo fatto Daniele, aveva una fame. Si mangia. E cosa si mangia? Un bel toast con la Nutella. Ti senti un po' più risollevata? Un po' sì, dopo me l'hai nata. No, no. Tu sono i miei. Come mi fanno poi? Eh sì. Non mi fanno poi. Eh sì, te l'ho chiesto apposta, se ne volevi due. Io per me me ne sono mangiato due. Non ti ho mangiato la pizza, non ho mangiato. Ma io sono più stato più furbo di te. Stavo studiando. Non ti sono più niente. Ho sentito di uno. Come sta procedendo il giro? Buono. Non il toast, il giro. Buono. Sì. Finalmente anche il primo jolly del giro arriva. Un po' sembrava strano. Mi stavo preoccupando. Bellino, carino, particolare. Stai zitta, che caduta, non ridere, stupido. Noi abbiamo giocato a Johnny, lei? L'ha giocato, l'ha visto, l'ha preso. Sì, un passaggio un tecnico, ragazzi, in mezzo al filo spinato. Ok, non so se l'hai visto. No, prego. Ah sì, certo. Faccio da cavia. Aspetta che io lo zaino lo prendo. Anch'io. Cavate lo zaino. Occhio col giacchetto, giù. Ok, perfetto. Mi sono solo buttati di là prima. Vedi? Ma giù, lei. Giù, basta seguire l'esempio. Okay. Giù, bassa la testa, giù, ancora giù, no, ancora no, giù. Occhio alla spalla. Ok. Perfetto. La butta pure in terra, tanto il cellulare. Ok, vai. Sei pronta per questa prova di agilità? Te che non è scusa, eh. Non è scusa che sei la più piccola, eh. Giù. Oddio. Ok. Pensavo di farcela. E vai. Pensavo che la bassezza mi avrebbe aiutato. La bassezza non è bastata. Non è bastata. Perché ce l'hai fatta? Perché mi sono impigliata. Vabbè, lo zaino. Sì, un po' tutto. Ma mi fai mangiare un altro tacio, ma... ma come? Ho fame. Un po'. Fammi la faccia triste che fame, dai, se sei convincente. Va bene, dai, tutto sto tosto. Grazie, amore. Come va? Ah, adesso sono cavoli tuoi. Mangia finché puoi, mangia più veloce che puoi. Ok, attenzione. Ok. Buon appetito di nuovo. Ehi. Appena sentito appetito subito. Sì, infatti. Ma qui quando si parla di cibo. Jolly che mi gioco ogni volta. Quando si parla di cibo. Non va più. Non ti va più. Adesso lo mangi. E anche tutto, ti dirò. Un porca? No. Peccato. Tipo taccio. Chernobyl. Non ti prometto che è l'ultimo filo spinato, giuro. Però questo è proprio sul sentiero. Mamma mia, sono pienissima. Sì. Beh, adesso sono pienissima, tra 10 minuti. Cos'è? Sentiero? Bon Romeo. È sopra. Avevo capito, Bon Romeo. Ma perché non mi Ah, ma te tutta stasera che ci accecchi a noi con quella luce, Ma tu me le date colpa tua, se tu. sì, perché poi sono basso, quindi è scherzato. Infatti. Questo passaggio tecnico, Maria Chiara,
cosa pensi, dove pensi di passare, sopra o sotto? Variante chicken line sopra, no, chicken line sotto o hard line sopra? Chicken line, sopra. No, hard line. Hard line. Hard line. Proprio col salto alle olio cuore. Mano, hai bisogno? Attenta, no, ai pantaloni. Hai aperto i pantaloni. Per fortuna sì. Lì pochi articoli sacri. No, però. Io adesso come faccio? Mi sono bloccata. No, sono bloccata. Lì aspetta, aspetta, ferma. No. No, tu non ti servono muovere, devi tirare verso di te. Verso di te. Per chi è di San Marino, ma anche chi è, cioè chi è di San Marino lo capisce meglio, chi no lo proviamo a spiegare. Dove c'è il campo sportivo, a sinistra vedete che c'è un monte nero, ok? Quel monte lì è il monte dove c'è il castellaccio, Monte Seguzzo. Dietro c'è praticamente il castello di Pennarossa. Esatto. Se voi pensate alla Valmarecchia, che sul fiume Marecchia c'è la viabilità che dalla Valmarecchia portava verso Rimini e viceversa, c'è il castello di Verucchio scendendo sulla destra e il castello di Toriano sulla sinistra, che adesso non si vede, però quei due castelli erano strategici perché i due castelli chiudevano la viabilità. Che aspetta che sulla skyline riuscivano a bloccare il passaggio zone. Delle truppe. Il castello di Pennarossa una all'improvviso una disturbatrice signorile, mentre Pennarossa era militare. Chiudevano il passaggio di questa strada che passava lungo il fosso del Toro in mezzo ai due castelli. Dichiarò vino artigianale, uva marchigiana di Smerillo, testata e maturata a San Marino, tutto per. Poi c'è grappa alle castagne raccolte a Sant'Agata Feltria e ovviamente fatto a San Marino. Dopodiché c'è. No, non è che lo dovete finire per forza. No, ma noi diciamo così perché, cioè, pensa a quel peso che c'avevi nello zaino e andavi su così. E questo qui invece, questo è proprio sammarinese doc, perché la grappa è quella che è stata distillata alla festa di Chiesa Nuova quando ha fatto quella dei ciccioli e la dimostrazione della grappa. E le prugnole sono state raccolte a Poggio Casalino, che è Chiesa Nuova, quindi prugnole sono il frutto, quello del bianco spino, quel tipo, quello che somiglia all'uva, però nel bosco. Non so come altro spiegarlo per chi non lo conosce. Scegliete voi quello che volete, allungate i bicchieri, prendete, facciamo, ve lo do. Chi è che vuole il vino? Io. Oh, allora lo apro, perfetto. Lo devi fare basa rifocillativa. È un video. No, non fai ridere che sennò mi sbrodolo. Perché dalla grappa ai cacchi secchi e i cacchi in giardino. Vai ancora. Li tagli quando sono acerbi, più vicini alla maturazione possibile, ma che ancora si affettano come le mele. Okay. Bombo. Li metti sul termosifone, li lasci lì finché. Aspetta, che sono incantata dura. Aika, com'è? Qua con i bastardi non condividete niente. Vai. Basta. L'ultimo. L'ultimo? Vai. Lei pensava più al cibo. No, che poi ti immagini un cane di 50 kg di gatto. Oddio. Braccio. Oi? No, io non ce la voi. Posso trovare. L'appoggio qui. Addirittura questa sera il nostro onore. I fuochi sì, torniamo. No, che torniamo? Andiamo a comprare lo zainetto. Ah. Vabbè, ma se capitiamo a Savignano. No, adesso no.
Perché? Perché no. Dopo la stagione. Ah, di. Come vuoi te. E comunque pensavo per la vacanza Barcellona. O la Grecia. Che dici? Sì. Mi dici sì tanto per? Sì. Come sì? No? No. Pensavo per Barcellona, così facciamo di più noi. Sì. Cosa fai? Vai giù nel greppo? No, 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 ma ho fatto il piede, ma sei tutti. Sparisce nella vegetazione. Eh? Ti sei tagliata? Sì. Dove? Tu ferite di guerra? Sì. Oddio, fa vedere. Aguerrido. Fa vedere. Ma dove? Ah, lo c'è. Ma non c'è niente. Tu fingi di avere le ferite di guerra. Mi fa fastidio la goccia. Eh? Mi fa fastidio la goccia. Fare la corrente. Facci vedere. Hanno paura, Andre. È acceso? Sì. Ma... chi è che vuole provare la corrente? Io. Faccio sempre io da casa. Senti l'orecchio? Sì, lo sentite, è vero? Mi dà la scossa? Ti avvicini piano piano finché senti tic. Senti le dita, vai più vicino. Sentito? Chi è che vuole sentire la scossa con l'erba? Lo sai, sentilo. Ti senti un pizzico e basta. E come... allora, più ti avvicini più lo senti forte, quindi ti avvicini piano piano. Finché senti lo... niente, sono scappate. Sono scappate via. Più ti avvicini più te la da forte. Ah, frico. Ah, sì. Vai, che devi andare più vicino. Non va. Va, andare più vicino. Avvicinati che va. No, si sente. Vieni vicino. Dai, avvicinati su, che divido, sennò dura mezz'ora. Ma meno male che non va. Forse non è bagnata? Sì. No, ho usato il mio stesso filo. Vai, ci sei quasi. Vai, fai risentire. Vabbè, non è niente, un pizzicottino. È poco che è durato. Ah sì. Anche da me è stato bello. È stato bello perché tornare in casa a noi vuol dire che è davvero. A noi a marzo è stato molta neve. Cioè proprio vedevi la sabbia tutta biancata. I balconi, cioè che tipo io abito sul porto, però c'era un po' di neve. È stato l'anno scorso, è stato un genocidio. Guarda che al di là del nuovo è bellissimo. Aveva fatto quella nevicata, quella ghiacciata sopra la neve, quindi sembrava che fosse giù di cristallo. Ah, bello così. Una foto sembra di essere nell'Artico. È stranissimo perché sopra era caldo, quindi più. E
niente. Ragazzi, anche oggi, anche questa andata, questa notturna è stata bella. Reso conto della trekking notturno, signorina MCD? Come trekking notturno dalle 10 notturno, ho detto. Beh, l'unico che abbiamo fatto. Di no. Non ci sono altri metodi di paragone. No. Tu invece? 8 dai, otto. Il panorama è stato bello, 7 e mezzo, 7 e tre quarti, 8. Okay. Io si sembra molto tirato. Io sono realista. Sono? Vabbè, adesso non mi viene. Sono realista, realista, obiettivo. Okay. Quindi questo trekking è stato improvvisato. Però dai, abbiamo voluto provare a fare questa notturna. E ci è piaciuta? Ci è piaciuta. Quindi niente, un ringraziamento speciale a Decathlon, a Decathlon Italia, alla nostra amica Romina che ci ha consigliato il nostro abbigliamento tecnico by Decathlon. Che ho bucato. Io vi faccio tipo... Allora, alla prossima. Oddio, si sta sparando. Allora, alla prossima. Grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo a ottobre. Ci vediamo a ottobre, buona serata. Ciao a tutti.